Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Siamo ufficialmente entrati nel mese di giugno e quindi, come al solito, video sulle novità editoriali. Vedremo insieme alcuni dei libri che potremo trovare in libreria in questo mese. Il primo libro si intitola Joyland ed è stato scritto da Stephen King. Siamo nel 1973 in Carolina del Nord e c'è uno studente, sempre senza soldi, che ha bisogno di lavorare e quindi accetta il lavoro in un Luna Park. È un posto strano, con dei personaggi un po' particolari, un po' macabri, ma la cosa più sconcertante è che viene a sapere che all'interno di un'attrazione che si chiama la Casa degli Orrori si aggira il fantasma di una donna che è stata uccisa in modo macabro 4 anni prima e quindi lui si ritrova a dover affrontare questa situazione e a difendere la ragazza della quale si è recentemente innamorato. Vedremo dove la penna di Stephen King ci porterà e che cosa succederà in questo libro. Il secondo libro si intitola La memoria del cuore ed è il terzo libro di una trilogia. Siamo in Birmania, c'è un bambino che vive con suo zio in una cittadina sperduta tra le montagne. Questo bambino ha un dono particolare, riesce a leggere i sentimenti delle persone semplicemente guardandoli negli occhi. Questo da una parte è un dono, però dall'altra è un po' una condanna, perché molto spesso vede delle cose che preferirebbe non vedere. Inoltre lui continua a chiedersi perché vive con lo zio e non con i genitori. Il padre lo vede una volta ogni tanto e della madre non sa quasi nulla, conserva solo qualche ricordo. Poi un giorno trova vicino ad una vecchia macchina da scrivere un plico di fogli, comincia a leggerli e si accorge che raccontano la storia d'amore dei suoi genitori. Quindi decide di mettersi in viaggio alla ricerca delle sue radici, alla ricerca dei suoi genitori, per cercare di scoprire di più. Il terzo libro si intitola Le imperfette. È la storia di Anna che ha una vita apparentemente perfetta, un marito che è primario della clinica privata di famiglia, 2 figli, un padre che l'adora, ha addirittura un amante che vede 2 volte a settimana e che considera il suo spazio di totale abbandono, ma nonostante questo non è felice, non è serena, c'è qualcosa che non va e quindi comincia a indagare un po' dentro se stessa per cercare di capire quale sia il problema. I pilastri della sua vita cominciano a vacillare e lei decide di attraversare il confine che separa l'apparenza dalla realtà, quindi farà questo viaggio interiore. Sicuramente un libro abbastanza profondo che, se è scritto bene, sicuramente riesce a tirare fuori degli aspetti molto intimi, magari della vita di una persona, quindi mi incuriosisce. Il quarto libro si intitola Fiore di roccia e racconta la storia delle portatrici. Le portatrici erano delle donne che durante la prima guerra mondiale trasportavano a piedi all'interno delle loro gerle munizioni e rifornimenti fino alle prime linee italiane dove si trovavano i soldati dei reparti alpini e questo avveniva lungo il corso della Carnia soprattutto. Queste donne sono state un po' dimenticate dalla storia perché non è che se ne parli tanto di questa figura. Questo libro le riporta un pochino in luce, evidenzia il coraggio che hanno avuto queste donne che comunque si mettevano in cammino rischiando quotidianamente la vita per portare appunto aiuto ai soldati. Si parla della resilienza, si parlerà sicuramente anche dell'umiltà con cui queste donne svolgevano questo lavoro. Quindi questo è un libro storico che secondo me può essere carino da leggere proprio perché ci sono queste figure storiche delle quali per troppo tempo non si è più parlato. Il quinto libro si intitola Il dolce domani e si tratta questa volta di letteratura giapponese, di un autore che mi ispira, Yoshimoto, spero si pronunci così, ma del quale non ho mai letto nulla, forse potrei cominciare proprio con questo libro. La storia di una coppia, una bellissima storia d'amore, poi un incidente. Lei rimane gravemente ferita e lui muore. Quando poi lei si riprende e si accorge che è rimasta da sola, ha un grande vuoto che non riesce a colmare. E quindi farà un cammino introspettivo, ricco di dolore e sofferenza, però è proprio quello che l'autore vuole sottolineare.
con profondità e delicatezza vuole mettere in evidenza il dolore e poi la rinascita di chi sopravvive alla morte di qualcuno che amava. È ambientato a Kyoto, in Giappone, ed è stato scritto dopo il disastro nucleare di Fukushima. L'autore vuole in qualche modo tirare un po' fuori una metafora. Utilizza la nostalgia come un mezzo per poter superare il trauma e poi le conseguenze. Deve essere sicuramente un libro molto profondo e l'ho inserito perché, nonostante sia non facile, perché comunque parla di temi abbastanza pesanti, il dolore, il lutto, la sofferenza, quindi sicuramente non è un libro facile, però secondo me è profondo, quindi per chi se la sente di leggerlo può essere sicuramente un'esperienza di lettura interessante. Questi sono i libri che ho selezionato per il mese di giugno. Fatemi sapere cosa volete leggere voi, anche se io non ho citato questo libro. Vi ricordo che, come al solito, trovate tutti i link giù in info box qualora voi li vogliate acquistare su Amazon. Io, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.